Ciao ragazzi, bentornati oggi sul mio canale. Allora, dobbiamo riparlarne. Dobbiamo riparlarne più a mente fredda, con più calma. Il giorno dopo è sempre, diciamo, fatto con più calma e quindi parliamone con più calma, appunto. Prima di iniziare, certe cose. Iscrivetevi, lasciate like e soprattutto ragazzi, grazie. Grazie a tutti per il raggiungimento dei 50 iscritti. A me è una gioia, ragazzi. Il raggiungimento dei 50 iscritti, ragazzi. Grazie, 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 grazie. Anzi, adesso siamo anche a 52, così siamo anche aumentati. Grazie mille a tutti, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Detto questo, dopo 50.000 grazie, possiamo iniziare con il video del giorno dopo, ragazzi. L'ultimo della stagione. Forse anche l'ultimo video della stagione, poi vedremo se uscirà qualche notizia particolare, magari la commenterò, qualche notizia di mercato, qualche bomba di mercato, magari la commenterò. Però per il momento non è uscito ancora nulla. E questo sarà comunque potrebbe essere al 90% l'ultimo video della stagione. E che dire, ragazzi? Cioè, alla fine è stata una partita, ragazzi, equilibrata. È stata una partita equilibrata. Comunque ce la siamo giocata fino alla fine. Io questa stagione la reputo assolutamente una grande stagione. A parer mio una grande stagione, ragazzi. Nessuno ci dava i playoff all'inizio, nessuno. E siamo riusciti a giocarcela contro tutti e tutto. E soprattutto a zittire tutto. A zittire tutti quelli che ancora ci rinfacciano la situazione del ripescaggio. Siamo riusciti, anzi, a zittire, ancora ce la rinfacciano, quindi altro che zittire, però nel senso almeno a farli rosicare ancora di più. E quindi grazie anche per questo e soprattutto ragazzi per la stagione che abbiamo fatto, grazie a Maran ragazzi, forse il più grande artefice di questa cavalcata comunque verso i playoff, che ragazzi ha preso comunque una squadra all'inizio che stava affondando e l'ha portata comunque in zona playoff e l'ha sicuramente risollevata da una situazione veramente spiacevole. Però poi cioè, passiamo in vantaggio, poi ci pareggiano, poi ripassiamo in vantaggio con Mancini, poi Donnarumma ci ripareggia all'ultimo, ragazzi, sarà veramente la beffa. Il gol di Donnarumma è stata proprio la beffa finale, proprio. La beffa finale. Stata letteralmente la beffa finale. Per il resto, ragazzi, non so poi cosa altro dire effettivamente. Perché davvero ci sarebbero tante cose, ma davvero non lo so. Alla fine, cioè, l'anno prossimo, secondo me, ecco, l'anno prossimo, bisogna assolutamente. Comunque, cioè, puntare forse anche più in alto, perché quest'anno abbiamo dimostrato che possiamo, se vogliamo possiamo farlo, con qualche innesto in più possiamo sicuramente puntare, esagero, promozione diretta, esagero, però se teniamo Maran, se riscattiamo Borrelli, se riscattiamo Dijkman, no, ho sbattuto, se riscattiamo Dijkman, se facciamo calcio mercato degno, se vediamo almeno 3-4 innesti per rinforzare la rosa, se teniamo gli attuali giocatori, più i riscatti che vedete adesso chiaramente, possiamo veramente puntare in alto perché la rosa non è affatto male. Quest'anno comunque è stato veramente un anno come vi ho detto in passato, ragazzi, i playoff sono per un percorso di crescita della squadra e questo è sicuramente un grande passo per la crescita. L'unica cosa che davvero non mi fa non, non,
Non mi rende, l'unica cosa che non mi rende fiducioso è il fatto che è proprio la figura di Cellino, ragazzi. Cellino che non mi dà fiducia per il futuro, però diciamo, ragazzi, che per il resto sono assolutamente fiducioso. Cellino a parte, per il resto sono assolutamente fiducioso. Poi bisogna vedere anche che mercato faremo, però l'importante è che adesso si pensi poi alla prossima stagione e speriamo che vada chiaramente in un modo diverso, migliore ovviamente. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Complimenti al Catanzaro, ovviamente. Adesso sfiderà la Cremonese. Peccato perché il derby sarebbe da giocarlo. Noi, complimenti anche a chi ovviamente è andato lì, ragazzi. Complimenti a chi è andato a Catanzaro, che si è fatto le ore in pullman, in aereo. Complimenti ovviamente a chi è andato lì. Noi ci vediamo chissà quando. E quindi non ho altro da dire, ragazzi. Non ho altro da aggiungere. Sempre, sempre, forza Brescia. Arrivederci a tutti. Chissà quando ci rivedremo.